Più cordiale buonasera agli amici del basket in collegamento. Siete in diretta dal Palaravezza di Pavia per il decimo turno del campionato nazionale di Serie B, Girone A. Partita di cartello qui in Via Treves, visto che l'Edimes Pavia riceve la Gecom Siena capolista. Senesi scendono a Pavia forti di un record di assoluto spessore. 14 punti con 7 vittorie, una sola sconfitta. I senesi hanno già osservato uno dei due turni di riposo. Edimes che proverà a centrare l'impresa stoppando quella che da tutti gli addetti ai lavori è assolutamente indicata come la squadra che dovrebbe ammazzare questo campionato. Edimes, dicevo, proverà l'impresa forte di suoi 10 punti in classifica con una percentuale di vittorie pari al 63%, che le vale il quinto posto assoluto in graduatoria. Squadre schierate, siamo in attesa del Lino Di Mameli, al quale ovviamente lasciamo spazio. Cornice di pubblico decisamente interessante per questo match di cartello. Ora andiamo con Lino Di Mameli e poi torneremo in collegamento dal Palaravezza. Torniamo in diretta dal Palaravezza di Pavia, 5 minuti al salto a 2. Stavamo descrivendo, ovviamente come facciamo normalmente in tutti i match casalinghi di Pavia, stiamo cominciando ad inquadrare l'avversario, avversario che ovviamente ha gradi di nobiltà importantissimi. Tutti gli appassionati di basket hanno conosciuto quella che è stata la parabola purtroppo discendente di Siena nell'ultimo anno, passata nel corso di una maledetta estate dai fasti di una finale scudetto persa all'ultima partita, al fallimento. Siena è dovuta ripartire quindi con una nuova società, la Mensana 1871, affiliata appunto alla polisportiva della città toscana, ripartire dalla serie, da quella che era la vecchia serie B2, quindi la DNB. I senesi sono messi di buzzo buono e praticamente nella seconda metà del mese di agosto hanno allestito un roster che a livello di nomi è assolutamente fuori categoria, chiaramente destinato a fare un sol boccone di questo torneo, che comunque è un torneo che nasconde parecchie insidie. I toscani sono calati in questa realtà con grande umiltà e i risultati in effetti sono arrivati in rapida successione. Consideriamo che la squadra appunto è stata allestita praticamente nell'ultimo spicchio della sessione di mercato estiva e quindi anche si tratta di un gruppo totalmente nuovo, quindi assemblato per 10 decimi, nuovo è anche il timoniere, per cui è chiaro che questi risultati, se hanno una diretta conseguenza per il valore del roster, sono sicuramente un indicatore importante di come anche giocatori dal pedigree importanti, dal pedigree assolutamente nobile, siano stati in grado già di calarsi con grande rapidità, anche con grande umiltà,
in una realtà che sicuramente non gli è appartenuta nel passato. Il quintetto a disposizione di coach Matteo Mecacci è un quintetto di valore assoluto per la categoria. Normalmente il 27enne allenatore che ha compiuto tutta la trafila sulla panchina della seconda realtà cestistica senese, cioè la Virtus Siena, è stato, ricordiamo, vice di Salieri, vice di Marcello Billeri e poi dal 2012 è diventato capo allenatore partendo a Lucca. Dicevo, a disposizione un quintetto in cui solitamente la regia è affidata a Lorenzo Panzini, playmaker del 90 che gli appassionati di basket locale ricordano una stagione a Vigevano e con una lunga militanza in cadetteria tra Barcellona, Ferentino, Latina e Montegranaro. Nello spot di guardia c'è Sebastian Vico, argentino di Santa Fe, uomo da 11 punti e 4 assist a gara. Completano lo spot negli esterni c'è Alex Ranuzzi, sotto giocano normalmente Luca Pignatti e Roberto Chiacic, giocatore che non ha bisogno di presentazione, prossimo alle 41 primavere ma con un fisico assolutamente invidiabile, giocatore che ha una carriera pazzesca alle spalle, che ora ogni maledetta domenica è qui a sgomitare, a strappare rimbalzi, a piazzare blocchi granitici nel campionato di DNB. 1.17 al salto 2, andiamo a vedere quelli che dovrebbero essere i due quintetti base. Si partirà agli ordini dei signori in grigio, sono Spessot di Gradisca di Sonzo e De Biase di Udine, i fischietti designati per questa partita di cartello. Simone Bianchi, coach pavese, dovrebbe affidarsi al quintetto che dà maggiori garanzie, cioè quello con Fossati in regia, con Degrada nello spot di numero 2, con Tassone alla piccola e con Buscaino e Bozzetto a presidiare le plance. Completano il roster Savelli, Benevelli, Cristelli, Diamantini e Villa. Per quanto riguarda la GECOM Mensana Siena, il quintetto con cui Mecacci è solito approcciare, adesso lo andremo a confermare, per il momento vediamo già cambiati Pignatti, Chiacic, come play parte Panzini, Sebastian Vico come numero 2 e nello spot di numero 3 Alex Ranuzzi, ex Mantova, giocatore da 11 punti e 7 rimbalzi a partita con il 41% da 3 punti. Tutto pronto per questo match, accennavamo una cornice di pubblico importante che qui in Via Treves quest'anno non si è ancora vista, decisivo ovviamente il contributo dei tifosi senesi che hanno seguito con diversi pullman i biancoverdi in questa trasferta in quel di Pavia. Il primo possesso offensivo è giocato da Siena, Panzini fuori da Ranuzzi, marcato da Tassone, gira sui blocchi Vico che riceve palla in questo momento, che prova ad andare da Chiacic, Bozzetto difende in anticipo, riceve Pignatti, rimanda fuori da Ranuzzi che lavora in palleggio, 5 secondi per concludere, si va da Pignatti, il giro e tiro è corto, c'è il rimbalzo controllato da Buscaino, quindi Pavia è riuscita a far lavorare fin quasi allo scadere dei 24 l'attacco senese e ha tenuto in difesa. Degrada lavora dal palleggio, c'è il cambio difensivo, Degrada mette l'arresto e tiro in faccia a Roberto Chiacic, primo vantaggio pavese con il primo canestro realizzato da Degrada, top scorer assoluto, totem nell'attacco pavese, il layup che Vico manda corto, c'è il rimbalzo di Degrada, Pavia può ripartire, Buscaino che spara la tripla in faccia a Pignatti, è corta ma c'è un buon lavoro a rimbalzo d'attacco per Bozzetto che ora ha un tiro dalla media distanza, morbida l'esecuzione di Davide Bozzetto, lungo di mano assolutamente educata, è 4-0 il primo vantaggio pavese, Pavia che deve giocare una partita di grande intensità, sicuramente l'avversario è di quelli che dà una carrettata di stimoli, sono le classiche partite in cui l'allenatore ha davvero poco da stimolare i propri giocatori, sono le partite che si preparano un po' da sé. Terzo ferro collezionato, in questo caso da Pignatti, la tripla di Fossati che balla sul ferro ed esce, a rimbalzo va Ranuzzi che poi prende un colpo involontario da Bozzetto, nessuna conseguenza per l'esterno ex Mantova.
diciamo, di Pavia, che è partita tutta. I pavesi chiaramente per centrare, per timbrare il referto rosa, non hanno scelte, devono giocare la partita perfetta, cosa che si materializzò l'anno scorso contro l'altra squadra di grande lignaggio, cioè la Fortitudo Bologna. Seguiamo questo attacco di Siena, c'è l'iniziativa dal palleggio di Ranuzzi che va al ferro, c'è il fallo di Maurizio Tassone, quindi sarà la prima situazione in lunetta per Alex Ranuzzi. Quando sono stati bruciati quasi i primi due minuti di gioco, la prima soluzione dell'esterno cresciuto a Bologna nel vivaio della Virtus, e a bersaglio quindi Siena che muove il proprio fatturato offensivo. Sati che richiama i compagni, c'è il secondo libero sbagliato, ma c'è il rimbalzo di Pignatti, il passaggio d'uscita sul quale prova a intervenire Tassone, ma Agecom controlla il possesso. Panzini va da Vico per Pignatti sotto, si muove spalle a canestro, c'è marcato da Bozzetto, Pavia che andremo a verificarlo nel successivo possesso, ma ha dato l'impressione di adeguarsi difensivamente, quindi di aver provato già un primissimo giro di difesa a zona. Il fallo di Bozzetto sul tentativo di giro e tiro di Pignatti, due tiri liberi per il giocatore che l'anno scorso vinse il campionato di Silver a Mantova, 2 su 2 per Pignatti. Siena che torna sotto di un'incollatura, 4-3, e ora prova ad allungare la difesa a tutto campo, si schiera anche in zona 2-3 chiamata da Meccaci, che ricorre spesso a queste difese tattiche. Vediamo come Pavia andrà a lavorare, per il momento lavora bene con Fossati che trova imbeccato da Tassone, trova una tripla con i piedi a posto, sono 7 per chi difende, 3 per chi attacca. Buono il passaggio no look di Vico per il taglio di Ranuzzi, 7-5, Rico conferma giocatore non soltanto capace di andare a trovarsi soluzioni personali, ma anche di smazzare 4 assist a partita. Siena che farà subire l'attacco di Pavia, c'è il movimento di Buscaino sotto, l'infrazione di 3 secondi, c'è stato un buono il flottaggio della difesa ospite che ha chiuso l'argentino pavese sulla linea di fondo. Siena ha recuperato palla, è la prima palla persa per Pavia. Pavia che difende uomo contro uomo con Tassone su Ranuzzi, Chiacic molto fuori, marcato da Bozzetto, Chiacic che addirittura parte in palleggio, ora si prende un arresto e tiro molto morbido, grande esecuzione di Ghiaccione che manda a bersaglio il primo canestro con una soluzione di classe pura che negli anni ai massimi livelli sicuramente non era proprio nel suo DNA. L'innesco interno per Bozzetto che ributta fuori da Fossati, Pavia che muove comunque con buona rapidità la palla in attacco, c'è una tripla che Buscaino non manda a bersaglio, ma comunque era un tiro ben costruito. Pavia sta lavorando con buona pazienza e con buone idee in questo incipit offensivo. In angolo da Ranuzzi c'è il cambio difensivo che non viene perfezionato, Ranuzzi va da Chiacic per un tiro dall'angolo dai 5 metri, a rimbalzo solo maglie bianconere, spinge Tassone per Bozzetto, anche se è ritornata la difesa uomo contro uomo dopo un primo giro di zona. Degrada va al ferro, batte Ranuzzi, c'è il primo fallo per Ranuzzi, situazione falli che dice 2 per Bozzetto, questo è un primissimo campanello d'allarme. Già nella scorsa esibizione casalinga gli arbitri furono particolarmente attenti nel sanzionare Bozzetto. Giro tiro di passo e tiro di Degrada che sbaglia dopo aver chiuso il palleggio, rimbalzo di Chiacic per Vico in transizione, l'arresto e tiro del giocatore di Santa Fe, c'è il primo vantaggio senese al minuto 4:30, 7 Pavia 9 Melsana, primo sorpasso, ora c'è
ancora giro di zona 2-3 per Siena in angolo da degrada per Bozzetto, che ha la mano per colpire dai 5 metri, sbaglia il rimbalzo di Vico. Fossati spende un fallo sulla accelerazione in palleggio dell'esterno senese. Prossimi alla boa dei 5 minuti di gara, Panzini che va a chiamare il gioco d'attacco in angolo da Ranuzzi per Pignatti, che una mezza idea di attaccare Buscaino, lavora a spalle a canestro, gira sul perno, buona la difesa di Buscaino per Ranuzzi che deve forzare un tiro a tre punti, lo sbaglia, il rimbalzo di Fossati, ancora una volta Pavia tenuto egregiamente in difesa, l'arresto tiro di Fossati, soluzione forzata, ma c'è il rimbalzo dinamico di Buscaino che la ributta fuori dal regista, che va da Bozzetto, prova ancora a colpire da fuori, realizza Bozzetto per 2 su 3 per Davide Bozzetto dal campo, Pavia che impatta nuovamente a quota 9, ora va a giocarsi un giro di zona 2-3, Simone Bianchi che sta lavorando tatticamente, c'è un tiro di Vico che manda sul secondo ferro, Pavia che riparte ovviamente, che cerca di accelerare le cadenze, la tripla in transizione di Stefano Degrada e il suo è il quinto punto per l'esterno pavese, Pavia che c'è un nuovo cambio di vantaggio, Pavia che torna avanti 12-9, Pavia che ovviamente sta giocando la partita che deve giocare, grande attenzione in difesa e cercare di alzare i ritmi per attaccare la difesa senese prima che si schieri. Fallo fischiato sul Bozzetto, è il terzo fallo, calcio che il lungo di casa rifila ad una bottiglia nel momento in cui si accomoda in panchina, precipitosamente richiamato da Simone Bianchi, dentro Davide Cristelli sull'iniziativa di Roberto Chiacic. Davide Bozzetto ha speso il terzo fallo, quindi già situazione problematica per Pavia, che ovviamente ha già perso l'unico lungo di stazza in roster, l'unico in grado di contrastare anche con un certo tipo di fisicità Roberto Chiacic, che mette il tiro libero, mette anche il secondo. Chiacci c'è una macchina in questo inizio di campionato, sta viaggiando con l'89% in lunetta. Siena che ancora una volta prova ad allungare la zona pari a tutto campo. Degrada che batte dal palleggio, l'uscita di Chiacci, la stoppata dell'ex nazionale. E Siena che può ripartire con un punto da recuperare per la truppa di Meccacci. Pignatti chiuso bene da Buscaino per Vico, 8 secondi per andare a completare questo possesso. Vico che attacca, arresto e tiro dal palleggio, primo ferro, la conclusione, a rimbalzo va comodo Maurizio Tassone, riparte Fossati per Buscaino. Siena che ritorna alla difesa individuale, c'è un continuo cambio di difese per Matteo Meccacci. Buscaino, spalle a canestro, il giro e tiro, sbaglia, a rimbalzo prova ad andare forte Cristelli, che però va a spendere un fallo piuttosto inutile, con Chiagi che era in controllo della palla. 2.58 per andare a bruciare questo primo periodo di gioco, partita assolutamente gradevole. Pavia che è in bonus, quindi Roberto Chiagi ci andrà ancora una volta a cimentarsi dalla linea della carità. Ovviamente, come succede sempre in questi casi, appena abbiamo ricordato la clamorosa statistica di Roberto Chiacci in lunetta, Chiacci va a sbagliare il tiro di libero, quindi 2 su 3, 3 su 4 per il lungo nativo di Cividale del Friuli. Nuova parità, quota 12 con 2.55 sul cronometro. Siena che nuovamente torna a difendere la zona, Cristelli va da degrada, gira per Fossati in angolo da Tassone, Fossati che attacca l'arcobaleno del Bove, gran giocata di Roby Fossati, gran giocata di Roberto Fossati, è il suo quinto punto, nuovo vantaggio Pavia, 14 Edimes, 12 Gecom Siena. Ghiaccione in posizione di post alto,
va da Ranuzzi, il taglio di Pignatti a centro area, morbida conclusione che sbaglia, rimbalzo di Chiagic che però sbaglia, va ancora a raccattare un extra possesso. Panzini che batte facile Fossati, linea di fondo, lo scarico per Vico, infrazione di passi di partenza. Corretta la valutazione dei signori in grigio, piuttosto evidente, è stata una esitazione fatale per il bomber di Santa Fe. Primo cambio per il Senesi, sul parquet va una vecchia conoscenza degli appassionati pavese, quel Davide Parente che giocò in Lega 2 diverse stagioni a Pavia, ancora ragazzino, altro giocatore assolutamente fuori categoria a questi livelli. 14 Pavia, 12 Gecom Siena, Pavia in attacco, De Grada che prova ad attaccare il ferro, perde la maniglia ma c'è l'ultimo tocco di Vico, quindi i pavesi avranno rimessa in zona d'attacco. Parterre del Roi, vediamo arrivare anche Vittorio Gallinare, abbiamo visto tra i tanti anche Attilio Caia, anche l'ex bandiera pavese Andrea Zatti presente in tribuna. Cristelli rinuncia ad un tiro frontale per provare l'alto basso con Buscaino, però sorprende anche il compagno, quindi con 1:41 da giocare c'è la seconda palla persa in questo primo quarto per l'Edimes, quindi c'è il nuovo possesso Siena. Pavia che è tornata dopo un paio di giri di zona a difendere faccia a faccia, Pignatti contro Buscaino che sta tenendo egregiamente il, si muove dal palleggio, si costruisce un tiro Vico che però manda lungo, rimbalzo di Tassone che sta lavorando forte a rimbalzo difensivo, ora si prende una tripla frontale in transizione, esultanza calcistica di Maurizio Tassone che ha sicuramente bisogno di prendere confidenza, Pavia ha un dannato bisogno del suo contributo offensivo. 17 Edimes, 12 Gecom Siena, quindi è il massimo vantaggio per Pavia, questo più 5. Prova a replicare dall'arco Ranuzzi, lunga la tripla dell'esterno bolognese, De Grada va a rimbalzo in solitaria, si entra nell'ultimo giro di orologio con Tassone che ha una mezza idea di attaccare dal palleggio, va a prendersi un contatto, il fallo è stato sanzionato, vediamo se il fallo è stato sanzionato sull'aiuto a Davide Parente. Primo fallo per l'esterno di classe 1983, cresciuto a Torino. 41 i secondi da giocare, 14 quelli per completare il possesso, più 5 il vantaggio Edimes che ora va ad attaccare con Fossati che si muove, gioca il pick and roll con Cristelli, chiude il palleggio, riapre per Cristelli che in arco ha un buon tiro lungo, il rimbalzo controllato da Davide Parente che ovviamente vuole una situazione ragionata. Pavia che schiera la nuovamente la zona fronte pari per provare a rendere più problematica la lettura di questo possesso. Chiacic che non controlla, Fossati che va aggressivo, perde però la maniglia, doppio palleggio per Roby Fossati che era riuscito a intercettare un pallone importante, Pavia perde la sua terza palla in attacco, quindi con 8 secondi per andare a completare questo primo quarto Siena avrà l'ultimo tiro. Della rimessa si incarica Vico, Pavia che prova ad andare aggressiva su Parente per cercare di mangiare qualche secondo. Parente supera in questo momento la metà campo, 3 secondi in angolo da Vico che deve forzare, va invece sotto la Chiacic, la stoppata di Cristelli, quindi importante questa giocata difensiva di Davide Cristelli che è uno dei primi stoppatori del campionato. Quindi si chiude qui questo primo periodo con Pavia 12-17 che va a radunarsi in panchina con i tifosi pavesi che provano a farsi sentire. La presenza difensiva della truppa di Simone Bianchi assolutamente di ottimo livello e anche in attacco Pavia ha cercato di muovere palla con grande rapidità, di attaccare Siena cercando di non farla schierare. Gemellaggio fra le tifoserie pavesi e senesi che si incoraggiano a vicenda, c'è uno striscione che inneggia l'alcolismo in senso buono e goliardia come caratteristiche che accomunano le opposte fazioni. Andiamo a dare un'occhiata alle cifre di questo primo quarto. Allora, per Pavia sono 5 i punti di Fossati,
sono 5 anche quelli di Degrada, sono 3 quelli di Maurizio Tassone, sono 4 quelli di Bozzetto per quanto riguarda Siena, 2 punti di Vicco, 3 quelli di Ranuzzi, 2 quelli di Pignatti, 5 quelli di Roberto Chiacic. Per quanto riguarda le cifre, Pavia sta tirando complessivamente dal campo con il 44%, invece è più problematico l'approccio, il primo contatto dei senesi con i ferri di Via Treves. La statistica globale recita un modestissimo 3-15, quindi 20% dal campo per i senesi. Vediamo ora se dalle panchine i due coach attingeranno a qualche rotazione. Nel finire di quarto Simone Bianchi ha già proposto Francesco Benevelli per aumentare l'aggressività del proprio pacchetto esterni, che sicuramente ha speso molto. Si fanno sentire i tifosi della Mensana. Mencacci ripropone il quintetto con cui si è chiuso il primo periodo, quindi con Parente nello spot di playmaker al posto di Panzini. Per quanto riguarda Pavia invece c'è un quintetto con assetto ribassato, con Maurizio Tassone che andrà a giocare addirittura numero 4, quindi senza un centro di ruolo, con Cristelli numero 5 e con i tre piccoli, quindi con Benevelli che evoluirà nello spot di numero 3. C'è il primo fallo che viene fischiato a Roberto Chiacci, contatto lontano dalla palla, rimessa per Pavia in zona d'attacco, se ne incarica Francesco Benevelli per Degrada. Siena schierata in difesa uomo contro uomo, riceve Tassone marcato da Pignatti, sarà interessante leggere questo tipo di mismatch, anche se Pignatti ha le gambe per difendere con esterni anche rapidi. C'è il tiro di Benevelli che sbaglia, Cristelli prova a tenere vivo il pallone ma la rimessa è in difesa per Siena. Aumentano i decibel, c'è nuova difesa tattica per Pavia, vediamo se sarà una 2-3 liscia o con un minimo di adattamenti. Al momento ci sono dei in difesa con Chiasis che riceve in angolo il taglio di Pignatti, l'arresto e tiro, sbaglia la palla che lo beffa, il rimbalzo comodo di Tassone e dalla panchina Matteo Mencacci chiama il lungo di scorta Paolo Paci. C'è il tiro forzato di Tassone che va corto, non prende il ferro, rimbalzo comodo controllato da Chiacci, Pavia che passa a uomo in questo adattamento difensivo. Chiacci che prova ad attaccare Cristelli, probabilmente un fallo non sanzionato a lungo di casa. Pavia che riparte rapida, Degrada va rapidissimo ad attaccare il ferro e ad allungare lo a forbice che arriva alle 7 lunghezze di vantaggio per Pavia, 19-12. Parente tripla frontale che è assolutamente nelle sue corde, uno dei suoi tiri preferiti, la sbaglia. Pavia che riparte ancora con Degrada che va ad attaccare nuovamente dal palleggio Vico. Questa è una chiave decisiva per l'attacco pavese che finora sta eseguendo il piano partita preparato da Simone Bianchi con assoluta diligenza. Davvero interessante il modo in cui Pavia ha scelto di giocarsi questa partita, una partita a tutto ritmo. Vedremo se Ledimes riuscirà a reggere queste cadenze che sono sicuramente molto impegnative dal punto di vista fisico e riuscirà a continuare ad abbinare questa rapidità di esecuzione, questi ritmi molto sostenuti alla lucidità che finora ha palesato nella maggior parte dei possessi. Minuto di sospensione chiamato da Matteo Mencacci che sicuramente ha necessità di dare una scossa ai suoi, abbiamo già annunciato sul cubo dei cambi, saranno minuti per Paci, per il lungo Exomenia che presumibilmente andrà a rilevare Roberto Chiacci che si è finora sciroppato 11 minuti e 43 sul parquet. Così è in effetti Siena che finora in questi
due minuti di gioco, non è riuscita a girare a proprio favore l'evidente gap fisico con cui Simone Bianchi ha approcciato questo secondo periodo, giocando senza un vero centro, quindi con Cristelli come numero 5 e con un numero 3 schierato nello spot di numero 4. Cristelli va ad attaccare dal palleggio, ricaccia indietro per Benevelli che ancora va al ferro. Siena che deve sicuramente aumentare il voltaggio della propria tenuta difensiva. Ranuzzi che va ad appoggiare il layup ma sbaglia, quindi per Pavia il canestro nella situazione precedente firmato in penetrazione da Benevelli ha rappresentato il massimo vantaggio. Ora tripla frontale di Maurizio Tassone, 24-12, parziale importante di Pavia che va a più 12 in un amen e ora si richiude in zona 2-3, quindi Simone Bianchi che sta variando sistematicamente, deve cercare di far lavorare anche con la testa Siena, cercare di complicare, di rompere i ritmi all'attacco degli ospiti. Penetrazione di Vico, fallo fischiato a Maurizio Tassone, il secondo fallo per l'esterno torinese che sta dando un contributo importante anche in attacco. Sono 9 i punti per Tassone che ha griffato il, sono 6 scusate, i punti per Tassone che ha griffato il massimo vantaggio di casa Edimes. Parente gira sul blocco di Paci ma sulla situazione di pick and roll il lungo ex Omenia ha aggiustato in maniera illecita il blocco, quindi è il primo fallo e palla persa per la Gecom. Sosta in panchina per Roby Fossati, dentro da un paio di minuti Federico Savelli che si incarica di superare la metà campo. Si va da Degrada, fuori dai blocchi va Benevelli ma c'è un contatto lontano dalla palla, c'è il primo fallo per Bruno Ondomenghe che ha rilevato Ranuzzi. 7-0-4 da giocare in questo terzo periodo di gioco, riceve Benevelli, va da Savelli, degrada fuori dai blocchi, sballata la conclusione da due punti, il rimbalzo controllato da Vico che supera la metà campo, va da Ondomenghe in angolo da Parente che finta un tiro rinuncia, se lo prende Ondomenghe lo sbaglia, il rimbalzo è di Cristelli. Siena che davvero sta facendo una lotta tenace contro i ferri pavesi che per il momento stanno sistematicamente sputando le conclusioni dalla lunga dei senesi che stanno viaggiando 0-4. Sulla penetrazione di Federico Savelli c'è il secondo fallo per Ondomenghe. Siena che sta faticando maledettamente a tenere le situazioni di uno contro uno piuttosto pigri, gli esterni toscani che sono stati battuti con troppa facilità e con troppa regolarità da dai pari ruolo pavese. Ma Pavia sta giocando davvero una partita di ottimo livello, di ottima fattura in attacco. Simone Bianchi continua con le porte girevoli, ora rialza il quintetto, dentro Buscaino per Degrada, quindi torna ad un assetto canonico anche se la banda Bassotti ha pagato ottimi dividendi, quindi davvero buona la scelta di Simone Bianchi di rischiare qualcosa ma di avere un quintetto che garantisca ancora maggiore dinamismo e maggiori soluzioni di attacco con molte situazioni di uno contro uno dal palleggio. Parente che lavora in palleggio ma Benevelli lo contiene, si va fuori da Vico, dentro da Pignatti che ribalta per Ondomenghe, soluzione in arresto e tiro nel cuore dell'area, sbagliata, non grande impatto per il momento per l'esterno di classe 92. Il rimbalzo di Tassone, Pavia può ricostruire ora che ha il massimo vantaggio con il tabellone che recita 25-12. C'è un cambio chiamato da Matteo Meccacci in contemporanea con un minuto di sospensione, davvero insoddisfacente il modo con cui i toscani stanno approcciando il parquet, il legno pavese. C'è un minuto di sospensione, ci sarà poi un cambio, presumibilmente tornerà sul parquet Ranuzzi. Cifre davvero modeste per la Mensana che sta tirando in questi quasi 15 minuti di gioco con un modestissimo 3-21 dal campo, quindi
14%, davvero indegno per una squadra di, con una cifra tecnica di questo tipo. Se invece andiamo all'altro rovescio della medaglia, abbiamo un Edimes che è premiata in questo momento da un 10-22 complessivo, in particolare con un pesantissimo 4-7 dall'arco dei 6-75. A rimbalzo Pavia sta poi reggendo egregiamente, anzi è davanti, 17 rimbalzi per la truppa di Simone Bianchi, 13 quelli per raccattati dai toscani. Siena che è già in bonus e andrà, Pavia andrà con Davide Cristelli a provare a mettere due tiri liberi. Realizza con l'ausilio del ferro il primo tiro libero per il lungo ormai assolutamente veterano pavese di adozione, il lungo di classe 78. Pavia che prova ancora ad allungare a tutto campo la propria zona 2-3. 27-12 è il massimo vantaggio, quindi momento Siena in sciopero bianco, sta per raggiungere la boa del 15° minuto di gara e Siena non ha ancora mosso il proprio fatturato offensivo. Ci proverà ora Pignatti dalla lunetta. Primo tiro libero a segno e primo punto per la Gecom in questo secondo quarto. 27-13, 27-14, quindi Pignatti chiude questo corposo parziale di 10-0 con cui Pavia ha preso il centro del ring. La tripla di Parente sballata, Parente che non è ancora riuscito a lasciare il segno. A rimbalzo va molto determinato Tassone, ora va a Buscaino che si gioca l'uno contro uno, gira bene sul perno, sbaglia ma va con grande determinazione l'esterno di Buenos Aires a prendersi il rimbalzo d'attacco e a realizzare i suoi primi due punti. 29-14, Pavia che davvero vuol continuare a batter colpi importanti in attacco. Panzini fino in fondo, la penetrazione dell'esterno nativo di Ancona. Siena che vuol provare a trovare finalmente con una certa continuità la via del canestro. Panzini che ora è andato in individuale a pressare, ad aggredire molto forte Savelli, ha mangiato parecchi secondi al regista pavese. Ora Pavia 8 secondi per andare a completare il possesso, si prende un tiro da due Cristelli che sbaglia, il rimbalzo è controllato da Paci che ora riceve dai 5 metri, si prende un arresto e tiro, lo manda molto corto, rimbalzo di Buscaino. Siena che continua maledettamente a faticare in attacco, torna ad una difesa tattica, quindi si ritorna allo schieramento a zona. In angolo viene concesso spazio a Buscaino, piede dell'argentino pesta la linea dei 6,75, quindi la soluzione è da due, comunque 2-2 in fila per il giocatore di 29enne di Buenos Aires. Pavia va nuovamente ad un vantaggio importante, 31 per l'Edimes che ora va a schierarsi in difesa, 16 per la Mensana Siena, 4-0-5 da andare a completare in questo secondo periodo di gioco. Pavia che ora vediamo, andiamo a leggere, tornata al faccia a faccia difensivo, davvero un tourbillon di difese che finora sta pagando buonissimi dividendi. La scelta è quella dettata da Simone Bianchi. Si va da Cristelli che va a giocarsi l'uno contro uno, poi scarica fuori da Benevelli che si prende una tripla, ne esce una mattonata, non prende neanche il ferro. Siena che può ripartire, Parente una finta che manda al bar Benevelli, grande soluzione in sottomano per Davide Parente, sono i primi due punti per il regista di classe 1988. Il tabellone recita 31 Edimes, 18 Siena. C'è un minuto di sospensione e andiamo ad aggiornarvi con quelle che sono le cifre finora prodotte dal campo. Per Pavia sono 5 punti di Fossati, 7 quelli di Degrada, 2
4 quelli di Buscaino, 6 quelli di Tassone, 4 quelli di Bozzetto, 2 di Benevelli, 1 di Savelli, 2 per Cristelli. Comunque Pavia che un segnale importante lo sta mandando, visto che comunque ha mandato a segno praticamente tutti i giocatori schierati sul parquet, e visto che conosciamo come una delle problematiche che Bianchi si è finora dovuto si è trovato ad affrontare è stata proprio quella di una produzione offensiva che troppo spesso è troppo concentrata su un numero ridotto di elementi. Quindi il fatto che già tutti i giocatori abbiano trovato un buon feeling con Aleno non può che essere una chiave di lettura incoraggiante per Casa Edimes. Si parte con 3:29 da andare a disputare prima di arrivare all'intervallo lungo. Siena che ancora una volta prova ad allungare la pressione a tutto campo per cercare di rendere problematica la costruzione del gioco pavese. Pavia che supera la metà campo con Tassone che da Fossati tornato sul parquet il regista pavese. Tassone che va a giocarsi spalle canestro contro Parente. Parente che evidenzia con grande mestiere l'uso improprio dell'appoggio di spalla dell'esterno torinese. Derby fra torinesi, un anticipo del derby La Mole calcistico in calendario domani. La vince in questo caso Davide Parente, che porta a casa un fallo in attacco fischiato a Tassone. Per Tassone il terzo fallo, quindi Maurizio Tassone va a sedersi dopo questi 16 minuti e mezzo di grande produttività per Tassone. Sono 6 punti e 8 rimbalzi già messi in tabellino. Torna sul parquet Stefano De Grada. Pavia che quindi gioco forza torna ad un setto ribassato con nello spot di numero 3 un giocatore sicuramente meno fisico di Tassone. Pavia che torna anche alla difesa individuale. Vico, buona la difesa in aiuto di Buscaino. Siena è costretta a tornare fuori da Parente, costretto a forzare una soluzione che sbaglia. Il rimbalzo di Paci, ancora da Parente che va in angolo da Vico. La soluzione comoda, 3 punti, sbagliata. Rimbalzo di Pignatti. Pignatti che comincia a battere qualche colpo importante in quelle che sono le sue giocate tipiche, queste giocate a rimbalzo d'attacco, queste giocate di atletismo, di reattività. Fossati, un innesco un po' troppo lungo per De Grada, recupera palla Siena, rapidissima il contropiede primario con l'apertura che manda per una facile conclusione. C'è il minuto di sospensione chiamato da Simone Bianchi, che vuole ovviamente tamponare subito e interrompere l'inerzia che in questo momento sorride alla truppa di Meccacci. Il parziale dice 31 Pavia, 22 Siena, con un paio di giocate difensive, un paio di giocate difensive che sono state appunto, hanno consentito ai toscani di recuperare, di avere soluzioni comode come l'ultima che abbiamo appena visto. Squadre pronte a ritornare dopo il minuto di sospensione. Ovviamente Siena ha la necessità di abbellire queste cifre dal campo. 22 punti per una squadra di questa cifra tecnica sono ovviamente un fatturato ancora modesto. 2:29 da giocare, ma la difesa di Siena in questo momento ha provato ad aumentare il voltaggio, provato a ancora una volta allungare aggressività a tutto campo. In questo caso non è uno schieramento a zona, ma Siena sta lavorando uomo contro uomo, ma si sta cercando comunque di mangiare secondi preziosi. 10 per completare il possesso. Buscaino, giro e tiro inventato dall'argentino. Pavia che adesso sicuramente faticherà a trovare il canestro. Siena deve necessariamente aumentare la propria intensità nella metà campo difensiva. Buscaino ha comunque trovato una soluzione, una buona esecuzione. Ancora una volta il no look pass di Vico per Panzini, che si fa un giro sotto canestro, prova a prendersi una soluzione in arco. De Grada rimbalzo che prova a spingere il contropiede primario. Molto buono l'appoggio al tabellone di Benevelli, quindi ancora una volta la velocità è una chiave di lettura importante dell'attacco pavese, che è andata a trovare un
canestro rapido, un canestro con la difesa di Siena ancora non rientrata adeguatamente, 35-22, quindi nuovamente dilatata la forbice, va via, chiusa in difesa, la soluzione dal palleggio di Vico che vorrebbe un contatto, gli arbitri non sono dello stesso avviso. Cosati che prova l'alley-oop con Cristelli, c'è un tocco della difesa sienese, quindi rimessa in zona d'attacco per Pavia. Cambio chiamato da Meccacci, fuori Paci, dentro nuovamente il quarantenne di Belle Speranze, Roberto Chiacichi. Degrada che va a lavorare per Cristelli, si va da Fossati, il pick and roll, che va a premiare poi il taglio di Cristelli, corta la soluzione ma dormita Senese, a rimbalzo va forte Benevelli, nuovo possesso per Pavia quando si entra nell'ultimo giro di orologio. Fossati si avventura in traffico, perde la maniglia, c'è il recupero difesa di casa, Panzini che prova a spingere la transizione, Fossati che spende un fallo, buona comunque la scelta di Fossati che è un giocatore di intelligenza clamorosa. Pavia non è ancora in bonus, quindi Fossati ha bloccato sul nascere una situazione che poteva essere comoda con la difesa schierata, con la difesa di Pavia che non era ancora riuscita a recuperare, quindi ha limitato i danni. Rimessa in zona d'attacco per Siena, Pavia che si schiera zona 2-3, l'attacca Vico fino in fondo con buona iniziativa, va a prendersi un fallo sull'aiuto di Davide Cristelli, ora ci saranno due tiri liberi per l'esterno con lunga militanza italiana, partita da Sant'Antimo, da Porto Torres, è stato poi a Novara, gli ultimi anni ha giocato a Matera nelle file della Bauer, l'ultimo anno in Silver League. Va a bersaglio la prima conclusione di Sebastian Vico che realizza anche la seconda, sono 6 punti per lui, 35 Pavia e 24 Siena, sono una quarantina di secondi da spendere, la tripla di Degrada che sbaglia, prova a tenere vivo il pallone Cristelli, non ci riesce, controlla il rimbalzo Pignatti, Vico che prova ad accelerare le cadenze offensive, Degrada che spende un fallo, Pavia che sta lavorando molto in difesa ma ovviamente dovrà anche stare molto attenta anche alla gestione della situazione falli, per il momento che recita 3 falli per Tassone, 3 per Bozzetto, 2 per Cristelli, 2 anche per Roberto Fossati, mentre Meccacci non ha di questi problemi, sono 2 falli di Parente, 2 quelli di Ondo Meghe, ma altri giocatori cardine sono assolutamente esenti da questo tipo di penalità. Nuovamente in lunetta Vico che fa 1-2, Ghiaccione che prova a tenere vivo il pallone, ci riesce, l'ultimo tocco è della difesa pavese, quindi Siena avrà i canonici 14 secondi per completare il possesso offensivo, mancano invece 27 per arrivare al riposo di metà partita e Siena ha la possibilità di scendere nuovamente sotto la decina di punti di svantaggio. Si muove in palleggio Chiacek, collassa su di lui la difesa, c'è un buon aiuto di Buscaino, gli arbitri vedono un fallo di attacco, un fallo di sfondamento di Roberto Chiacek per il lungo plurimedagliato nella nazionale italiana, e il secondo fallo, c'è il cambio chiamato da Meccacci che vorrebbe evitare qualsiasi incidente di percorso al proprio totem, che in effetti viene in questo momento richiamato in panchina. Dentro Paci, anzi no, c'è, visto che Siena si giocherà una situazione difensiva, Meccacci chiama Ondo Meghe, quindi per avere più aggressività nel settore esterno, quindi per questo ultimo possesso rinuncia ad un pivot di ruolo. Pavia con 24 secondi per provare ad allungare ancora l'elastico. La dimessa si occupa Degrada, Siena che va ad aggredire forte. Fossati che supera in questo momento la metà campo, Vea che chiaramente andrà all'ultimo tiro, cercherà di congelare il pallone. Degrada marcato da Vico, Benevelli sui blocchi,
Degrada va sul lato di Fossati. Fossati che va fuori da Cristelli, ovviamente Pavia con solo esterno in campo. La tripla di Cristelli, scheggia il primo ferro, 6 secondi, Siena che riparte veloce. La stoppata di Cristelli, però la parabola era già discendente, quindi buono il canestro, viene convalidato il canestro a Vico. Siena che è riuscita a cavare il massimo con pochissimi secondi, si è mangiata letteralmente il campo per mandare Vico all'appoggio a canestro. Quindi missione compiuta, Siena che va all'intervallo lungo accorciando al di sotto delle 10 lunghezze di vantaggio. Si chiude qui con Edimes 35 e Gecom Siena 27. Andiamo, prima di chiudere il collegamento da Pavia, a riepilogare quelle che sono le cifre con cui sono chiusi questi primi due quarti di gioco. Per l'Edimes Pavia sono 5 i punti di Fossati, 7 quelli di Degrada, 6 quelli di Buscaino, 6 per Tassone, 4 di Bozzetto, 4 di Benevelli, 1 per Savelli e 2 per Davide Cristelli. Per quanto riguarda la Gecom Siena sono 2 di Panzini, 7 per Vico, 3 per Ranuzzi, 6 di Pignatti, 5 di Chiacic, 2 di Parente. Chiudiamo qui dal Palalavizza, a risentirci dopo l'intervallo. Di nuovo in collegamento, amici del basket, con il Palalavizza di Pavia. Un minuto alla ripresa del gioco. Pavia che ha chiuso avanti di 8 lunghezze, 35 Edimes, 27 Gecom Siena. Siena che sta pagando a carissimo prezzo, cifre davvero modeste. In questi primi due quarti la truppa di Meccacci sta tirando dal campo con un modestissimo 24%, 8-33 in particolare, con uno 0 su 8 dall'arco dei 6-75. Quindi chiaramente una delle grandi domande di questi due quarti che verranno sarà se gli esterni senesi, giocatori di classe assolutamente indiscussa, continueranno a fare questo tipo di partita al contrario. Altra chiave in negativo, c'è da sottolineare quella che i senesi hanno fatto molta fatica, soprattutto per larghi tratti del primo tempo, a tenere in uno contro uno gli esterni pavesi. Simone Bianchi ha giocato una partita di grande intelligenza, cercando di sfruttare a proprio vantaggio quintetti dall'assetto ribassato che hanno pagato grandissimi dividendi. Siena ha faticato ad accoppiarsi difensivamente e Pavia ha lavorato molto anche senza far schierare la difesa di casa. Pronto alla ripresa c'è Ranuzzi per la rimessa e Siena al primo possesso in questo terzo quarto di gioco con 8 lunghezze da recuperare. Ranuzzi si prende un arresto tiro dal palleggio, il tiro che scheggia il ferro, palla che termina a fondo campo per la rimessa di cui si occupa Degrada per Fossati. Riparte Pavia che ha giocato una partita davvero molto buona, con grande intensità difensiva, anche con gran lavoro tattico da parte della panca. Simone Bianchi ha alternato con grande frequenza, praticamente con continuità assoluta, la zona alla uomo, quindi non difendendo praticamente mai per due azioni consecutive nella stessa modalità. Questo ha pagato ottimi dividendi, anche perché chiaramente, come sempre, se Siena da fuori non riesce assolutamente a metterla, è chiaro che per la difesa zona è un assoluto trionfo. Degrada attacca dal palleggio, sbaglia il rimbalzo lungo, controllato da Ranuzzi che può partire cost to cost, va a prendersi una linea di fondo e a realizzare primi due punti per Siena in questo terzo periodo, e la forbice si assottiglia, 35 per chi attacca, 29 per chi difende. Siena che prova a lavorare in individuale con maggiore intensità, con Vico che sta marcando con aggressività Fossati. Buscaino dal palleggio, la soluzione frontale, a rimbalzo le maglie verdi senesi, quindi Pavia che ancora non ha trovato canestro in questo primo giro di orologio. Vico che va ad attaccare in sottomano, sbaglia, Pavia che può ripartire, c'è la tripla di transizione in transizione di Maurizio Tassone. Pavia che torna 38-29 per Tassone, sono 9 punti, assolutamente miglior partita casalinga dell'anno per l'esterno ex Custorino, che in attacco gioca con grande fiducia. La penetrazione di Ranuzzi che è più rapido di Buscaino, Buscaino spende un fallo,
Quindi potenziale gioco da tre punti per il giocatore cresciuto nel vivaio della Virtus Bologna, che prova ad andare in lunetta appunto per perfezionare il gioco da 2+1. Ranuzzi che va a realizzare la tripla ancora in transizione. Davvero pigro il rientro difensivo di Siena. Mencacci ha mandato a quel paese i suoi giocatori che non possono rientrare in con questa approssimazione in difesa. Pavia si è presa tutto quello che Siena ha lasciato. Tripla comoda di Degrada. Ora fallo di servizio, l'assist, scusate, di Chiacci per Pignatti, che va ad appoggiare al cristallo due punti comodi comodi. Siena che nuovamente una situazione di cambio difensivo, c'è il ribaltamento di Bozzetto, Tassone che rinuncia a un tiro da tre per Buscaino, la finta che manda a vuoto Chiacci, la tripla di Degrada che sbaglia il rimbalzo che Bozzetto prova a controllare, ma sulla palla vagante Varanuzzi, che è sicuramente il senese maggiormente in palla. 8 i punti messi a referto con contributo sostanzioso in questo ritorno dopo l'intervallo. La penetrazione di Vico, il passaggio è intercettato da Buscaino. Pavia che attacca il ferro, decisa con Degrada che si prende una stoppata da Chiasi. Ci sono i rischi per questo tipo di situazione, ma è una situazione che ha pagato moltissimo nei primi due quarti, quindi con Pavia che va a cercare il contropiede primario ogni volta in cui questo sia possibile. Fossati per il pick and roll con Bozzetto, il tentativo di attivare il lungo che viene intercettato da Siena, la ripartenza di Vico. Fossati che spende un fallo per cercare di spezzare il ritmo, e il terzo fallo però per il regista di casa. 41 Pavia, 34 Mensana Siena, 6:57 da completare in questo terzo periodo di gioco. Pavia che sta cercando di prendersi tutto quello che la difesa di Siena sta continuando a regalare, mancando di intensità. Pavia nuovamente schierata a zona, c'è la tripla di Vico che ancora una volta va a vuoto. Brutto passaggio di uscita però per Buscaino, un peccato perché per Pavia è la nona palla persa totale. Gentile omaggio, primo diciamo errore piuttosto serio di Pavia in questa partita. Consideriamo che siamo quasi al 25esimo di gioco, ci può anche stare. Siamo ora, Pavia deve continuare a lavorare con grande presenza mentale in difesa. Il cambio difensivo, la soluzione che Vico si prende in mezzo al traffico, sbaglia l'argentino di Santa Fe. Pavia che controlla la ripartenza, Fossati riesce a domare un pallone imbizzarrito, si va da Buscaino, Buscaino che attacca Pignatti, scarica per Bozzetto, il tiro dai 5 metri che Bozzetto mette a bersaglio, sesto punto per il lungo friulano. Pavia che allunga nuovamente, torna a più 9, 6:04 a giocare, partenza in palleggio di Vico che va a cercarsi il fallo dopo un paio di situazioni in cui il giocatore di Santa Fe ha provato a attaccare, non è stato premiato dai fischietti. Ora i fischietti hanno sanzionato il contatto con Degrada, il secondo fallo per il top scorer pavese. Richiamo ufficiale per Mencacci che è uscito dalla propria area tecnica. Alla prossima ci sarà fallo tecnico. Tolleranza zero, sappiamo essere il dettame che è stato il dettame dei signori in grigio. 6:02 sul cronometro, rimessa per Siena in zona d'attacco, sono 16 i secondi per andare a completare questo possesso offensivo. Se ne occupa Ranuzzi, Pavia ancora in 2-3, Chiacic va a piazzare il blocco per il pick and roll di Panzini, si va in angolo da Ranuzzi, prova a lavorare dal palleggio. Degrada gli tocca la palla, c'è l'intercetto, recupera Fossati, ancora una volta il contropiede, il sottomano rovesciato di Degrada, il che va a prendersi il contatto di Vico che fa finta di nulla, però contatto c'è stato, è il secondo fallo per l'ex Matera. Ti chiede parità di trattamento visto che un paio di sue soluzioni dal palleggio non sono state premiate dal contatto.
Grada mette il primo dei tiri liberi e il 11° punto. 12 i punti per il principale Terminale Pavese, giocatore che sta è il sul podio dei marcatori, è il secondo marcatore del campionato con 17,5 punti a partita. Via nuovamente schierata con zona fronte pari, si va sotto da Chiacic, ancora fuori da Vico, perimetrale Siena, la tripla di Ranuzzi che sbaglia, è l'ennesimo ferro per Siena, ancora drammaticamente incollata a 0-10 dall'arco dei 6,75. Via che gestisce quindi palla in attacco, si entra negli ultimi 5 minuti di questo terzo quarto. Tassone per De Grada, in angolo per Buscaino con i piedi per terra, sbaglia, rimbalzo controllato da Chiacic, importante questa tripla per allungare, 5-0-2 in questo momento. Panzini va da Pignatti, ribalta ancora per Panzini, in angolo da Ranuzzi, nuova soluzione dal perimetro ed è Siena, grida al gol. Panzini ha un'esultanza stile Ravanelli sollevandosi la divisa di gioco proprio per stare a significare l'importanza di aver trovato la soluzione pesante. Il lavoro di De Grada al palleggio che scarica per Bozzetto che sbaglia dai 5 metri. La palla, la valutazione dei signori in grigio, è una rimessa in difesa per Siena. Il pallone non è stato controllato. Panchina ospite che sta nuovamente protestato, chiedeva il fallo di sfondamento di De Grada prima dello scarico in angolo da Bozzetto. 4:32 da giocare, quindi Siena che torna vicino, ovviamente era impensabile che la lite fra i tiratori ospiti e i ferri del Pallaravista di Pavia proseguisse per l'intera partita, quindi Ranuzzi ha gridato al gol. Ranuzzi che è indubbiamente il giocatore che sta garantendo maggiore produttività, maggiore offensiva, sono 11 i punti per l'ex Mantova. Siena che è tornata sotto, 45 Pavia, 37 Siena, quindi 8 le lunghezze di margine per i bianconeri di casa. Panzini per Chiacic, tiro comodo da lunetta che manda corto, il rimbalzo controllato da Pavia che ora però è costretta a lavorare con la difesa di Siena che si schiera, quindi non riesce ovviamente a sviluppare velocità. Fossati, c'è il cambio difensivo con Pignatti, degrada dal palleggio, una soluzione da due, secondo ferro, rimbalzo controllato da Vico e ora è Siena che invece accelera i ritmi. Vico trova un buon innesco per Pignatti che va a appoggiare al tabellone, due punti comodi, 45 Pavia, 39 Siena. Siena che torna a meno 6 e Pavia che si è fatta un po' prendere la mano, poca pazienza in queste letture, Pavia ha forzato qualche conclusione di troppo. Panzini ora si fa ingolosire da tre punti e la mette, la tripla di Panzini che chiede l'ovazione dei tifosi toscani al seguito. Siena che torna vicinissima, 45-42 il parziale senese. Pavia che è entrata in sciopero, sta battendo in testa in attacco. Simone Bianchi ha chiamato ovviamente il minuto di sospensione, Pavia forzato qualche soluzione e tanto è bastato per Siena che ha trovato due canestri dai 6,75 per tornare a un'incollatura, esattamente ad un possesso di svantaggio. Si è abbassata ovviamente la percentuale di realizzazione di Pavia in questo terzo periodo, Pavia sta ora viaggiando con il 40% dal campo, mentre migliorata quella senese, ora si è arrivati a un 30% globale. Giro di cambi sulle due panchine, dentro Davide Parente, fuori Vico. Siena che va a aggredire, ad allungare a tutto campo la propria difesa, supera Fossati la metà campo, Siena schierata in difesa faccia a faccia, individuale ma molto aggressiva. Quanto riguarda Pavia, nessuna variazione, il semigancio di
Bozzetto sbaglia, marcato da Chiacci, che rimbalza di Pignati. Ora Siena va in attacco con tra le mani la palla del pareggio. Panzini va da Ranuzzi, che prova a giocare a due con Chiacci, si prende una linea di fondo, c'è una buona difesa di Degrada che tiene la penetrazione dell'esterno bolognese. Palla persa per Siena e recuperata da Pavia, che ovviamente non può prescindere dalla presenza, dall'intensità difensiva, perché in soprattutto nel momento in cui l'attacco si inceppa. Gran recupero di Parente che stoppa il tentativo di scarico di Roberto Fossati, quindi 0-0, palla al centro, si torna in Siena che torna in attacco. Parente va da Pignati, c'è un accoppiamento difensivo ovviamente del tutto particolare, con Pignati che prende posizione interna, c'è il buon innesco per il lungo ex Mantova che subisce fallo e va ad un pelo dal possibile gioco da tre punti. Due tiri liberi per Luca Pignati, lungo di classe 1986, 2:20 da giocare in questo terzo periodo in cui il parziale sorride ai senesi. 10-16 è il parziale di questo terzo periodo, diventa 10-17 con Siena che torna davvero ad un passo, 45 chi andrà a attaccare, 44 chi va a lavorare nella propria metà campo difensiva, quindi una la lunghezza di vantaggio da gestire per Pavia. Fuori Maurizio Tassone, dentro Cristelli, quindi Pavia che cambia l'assetto, si torna addirittura in un assetto inedito con tre lunghi di ruolo. Cristelli fuori, attacca Ranuzzi dal palleggio, lo scarico molto buono di Cristelli per la ricezione nel cuore dall'area di Bozzetto. Pavia che chiude questo Ramadan offensivo, torna a fatturare, 47 Pavia, 44 Siena. Ultimi due giri di orologio in questo terzo periodo di gioco. Panzini va da Ranuzzi, lo scarico in angolo per Parente, tripla, piedi per terra che Davide manda sul primo ferro, buon per Pavia, che l'ex di turno finora sia stato assolutamente clemente. Riceve Cristelli in punta, va da Bozzetto, che chiaramente gioca molto lontano dall'area per cercare di portare lontano dall'anello Ghiaccione. Il tiro da due punti di Fossati, rimbalzo di Chiacic, riparte Panzini, da Chiacic fuori dall'arco dei 7.75. Ora Parente che va a spalle a canestro, marcato da Degrada, fallo di Degrada e il terzo fallo per l'esterno piemontese, con Parente che è andato a giocarsi una nuova situazione di spalle a canestro sfruttando la superiore fisicità rispetto al top scorer pavese. Ultimo minuto di gioco e Chiacic che viene richiamato in panchina, dentro Paci. Rimessa in zona d'attacco e Pavia che va nuovamente a schierarsi in zona fronte pari. Ovviamente gli arbitri non si erano accorti del fatto che Pavia fosse in bonus. Dopo un conciliabolo danno a Davide quel che è di Davide, cioè due tiri liberi per Parente che sbaglia il primo, realizza il secondo tiro libero, due le lunghezze di vantaggio con cui Pavia entra nell'ultimo minuto di gioco, con Federico Savelli sul parquet al posto di Roby Fossati. Panzini che prova ad aggredire forte, si va sotto da Cristelli si gioca uno contro uno con Ranuzzi, c'è il buon aiuto difensivo di Paci, l'ultimo tocco è di Cristelli, quindi palla persa, ma Siena sicuramente ha aumentato la propria presenza agonistica nella metà campo difensiva, è arrivato qualche aiuto, Pavia non riesce più ad attaccare il canestro con la facilità con cui l'aveva fatto nei primi due quarti. Ora il fallo davvero ingenuo di Bozzetto, che spende il proprio quarto fallo su Paci, che stava andando comodamente a
appoggiare al vetro. Siena impatta, quota 47, un libero in aggiuntivo per Paci, ma la notizia peggiore per Simone Bianchi è ovviamente il quarto fallo di ingenuità assoluta di Davide Bozzetto, che si lamenta, ma in questo caso davvero nulla da dire sulla valutazione arbitrale. Siena che torna a mettere il naso avanti, è il secondo vantaggio di Siena, ora pasticciaccio tra Savelli e Benevelli, con 33 secondi da giocare in questo periodo di gioco. Siena un nuovo possesso, 47 per chi si difende, 48 per chi attacca. Panzini che va a lavorare in palleggio, da Paci fuori per Parente, la tripla sballata dell'esterno torinese, buon per Pavia che Siena non sia riuscita a convertire questo gentile omaggio dei due giovani esterni pavesi. Savelli va a superare la metà campo per Cristelli, ora serve una buona giocata in attacco, si va manco a dirlo da Degrada che congela palle e andrà a prendersi un tiro, attacca Parente dal palleggio, Parente intercetta, 3 per andare a concludere, Parente da 3 punti, la giocata di classe di Davide Parente, la giocata di classe di Davide Parente, ma che perfeziona il recupero più la tripla. Siena va avanti 47 a 51, ma dopo questo numero a Davide Parente è stato fischiato un fallo tecnico. Quindi un tiro libero per Stefano Degrada. 25 centesimi e rimessa in zona d'attacco per Pavia, che andrà a provare a recitare questa preghiera col tabellone che recita 48 Edimes, 51 Siena. Siena che ha sorpassato al photo finish con questa magata di Parente, che dopo una serie di ferri ovviamente ha messo insieme il recupero e la clamorosa tripla. Inerzia del match che ovviamente è girata, si chiude il terzo quarto con l'Edimes inchiodata a quota 48 e Siena che ha superato a quota 51, 13-24 il parziale poderoso con cui Siena si è rimessa in partita a suon di giocate di classe dei suoi uomini di riferimento, che ovviamente eravamo stati facili profeti all'intervallo, non avrebbero potuto a lungo continuare questa partita di contenuti tecnici così modesti. Andiamo a dare un'occhiata ai tabellini. Pavia che in questo terzo periodo ha fatturato la miseria di 13 punti dal campo, recita 5 di Fossati, 13 di Degrada, 6 di Buscaino, 9 di Tassone, 8 di Bozzetto, finito in panca con quarto falli nel chiusura di questo terzo periodo, 4 di Benevelli, 1 di Savelli, 2 per Davide Cristelli. Per quanto riguarda Siena sono 5 di Panzini, 9 di Vico, 11 di Ranuzzi, sicuramente giocatore molto importante per dare l'abbrivio buono a Siena in apertura di questo terzo periodo, 12 di Pignatti, 5 di Chiacic, 6 di Davide Parente, 3 per Paci. Siena ha raddrizzato le proprie cifre dal campo in questo terzo periodo, è arrivata a sparare dal campo 16-49, quindi 33 globale, e soprattutto 3-15, quindi a trovare tre soluzioni pesanti in una partita con punteggio che viaggia su cadenze decisamente basse. È chiaro che il peso delle soluzioni dall'arco dei 6-75 è molto molto elevato. Pavia si è piantata in attacco, era riuscita a giocare una partita praticamente perfetta nei primi due quarti, girando a proprio favore
assetti ribassati, trovando soluzioni in velocità, attaccando con grande ritmo, attaccando forte anche dal palleggio. Siena ha lavorato molto meglio in questo terzo periodo nella propria metà campo difensiva, riuscendo a tenere le penetrazioni, riuscendo ad aiutare con maggiore frequenza, e il fatturato offensivo davvero ha raggiunto i minimi storici. Siena che riparte in difesa individuale in questo quarto periodo. La tripla di De Grada, ovviamente Pavia deve, ha la necessità di trovare delle varianti offensive, non può affidarsi, non deve cadere nella trappola della prevedibilità eccessiva affidandosi al solo De Grada. C'è una ricezione nel cuore dell'area, una stoppata che Paci si prende da Cristelli, quindi Pavia recupera questa palla per andare a sviluppare un attacco. Assetto assolutamente inedito con De Grada che trova una tripla provvidenziale che rianima l'attacco pavese. Pavia che gioca con Savelli, con Benevelli, con De Grada nello spot di numero 3, con Buscaino e Cristelli. Ranuzzi per Pignatti che prova l'alto basso con Paci. C'è l'intercetto di Benevelli che però si macchia di un contatto non lecito. Fallo fischiato a Benevelli per l'esterno pesarese, il secondo fallo. Siena rimane in attacco. Simone Bianchi dopo la rimessa chiama il cambio difensivo, quindi Pavia che andrà in 2-3. Panzini che va in angolo da Ranuzzi, dentro per Paci che ribalta per Panzini, va a bloccare alto per il pick and roll, la tripla dal pick and roll del playmaker nativo di Ancona ed è nuovo vantaggio Siena, 5-1 chi attacca, 5-4 chi si difende. Siena che ha trovato un minimo di confidenza in attacco, la penetrazione di Benevelli, fallo in attacco. Benevelli ha utilizzato il braccio esterno in maniera illecita per spaziarsi. Parente ancora una volta con grande esperienza, è stato bravo ad evidenziare il contatto, gli arbitri lo hanno premiato. Siena che ritorna a gestire il possesso offensivo, nuovo cambio difensivo per Pavia che torna all'individuale. Savelli che prova a difendere forte ma si stampa sul blocco di Paci, in questo caso anche questa è una fischiata non del tutto convincente. Gli arbitri dicono che Paci ha aggiustato illecitamente il blocco muovendosi, quindi blocco in movimento, fallo in attacco di Paci. Pavia che torna in possesso. Ancora una volta eviteremmo che nel quarto periodo, come già successo nell'ultima esibizione casalinga di Pavia, siano i signori in grigio a prendersi la scena. È sempre meglio che se la prendano i 10 giocatori in campo. Savelli che prova a lavorare in palleggio in maniera insistita, attacca Ranuzzi che si prende un contatto, quindi fallo fischiato a Ranuzzi. Per Ranuzzi è il secondo fallo. Pavia rimessa in zona d'attacco, 7:59 da giocare, palla persa di Savelli con Panzini che fa sentire forte la pressione al regista ex Gazzada. Bianchi che richiama in fretta e furia Roby Fossati, la tripla di Pignatti sballata, il rimbalzo comodo di Davide Cristelli. 7:37 da giocare, Benevelli che riceve marcato da Ranuzzi, De Grada che esce dai blocchi, prova ad andare per Buscaino, spalle a canestro, Buscaino che lavora sul perno, va a prendersi un semigancio forzatissimo con Pignatti che ha tenuto molto bene la difesa sul 29enne di Buenos Aires. Siena, Mensana che può ripartire con Panzini, da Pignatti a vuoto il tentativo di anticipo di Cristelli, Pignatti che però ributta fuori in angolo, Cristelli che intercetta, palla che sembra una saponetta impazzita, Panzini da tre punti, sbaglia, De Grada controlla il rimbalzo, possesso offensivo piuttosto caotico, Savelli in angolo, marcato aggressivo da Parente, ovviamente cerca di mettere tutta la pressione del mondo a Savelli. Buscaino, il passo e tiro dell'argentino che va a trovare un canestro di peso specifico davvero notevole. Pavia che torna a meno uno quando alla sirena di fine gara mancano 6 minuti e 35 da giocare.
Ranuzzi che riceve, marcato da Benevelli, Parente fuori dai blocchi, il tiro a tre punti da distanza siderale, sbaglia, a rimbalzo va Savelli, c'è il fallo fischiato a Pignatti, c'è un minuto di sospensione chiamato dalla panca della Messana Siena. Pavia che deve davvero dar tutto, deve fare una partita anche di nervi. Questi ultimi 6-23 si giocheranno chiaramente sugli episodi, ormai si giocherà con tutto quanto le squadre hanno in corpo e il pubblico pavese che prova a star vicino ai ragazzi di Simone Bianchi che hanno davvero la necessità di aggrapparsi a tutto, di trovare qualche giocata in attacco e di tenere, di reggere in difesa. Siena, dopo un momento in cui le soluzioni offensive sono arrivate, è tornata a fare parecchia fatica, ritornando a tirare con notevole frequenza dall'arco dei 6,75 senza grandissimi risultati. Quindi è chiaro che il match si giocherà su ogni singolo possesso, ogni singolo possesso assume importanza capitale. Andiamo a vedere anche le letture degli allenatori che quest'oggi in fatto di lavoro tattico non si sono fatti mancare davvero nulla. Abbiamo visto una alternanza tra zona e difesa individuale praticamente a getto continuo su entrambi i fronti, su entrambe le metà campo. Fossati tornato sul parquet, ma non per Savelli ma per Degrada, quindi doppio playmaker per Pavia per cercare di avere le migliori letture di qualità. Il semigancio di Buscaino che sbaglia, Ranuzzi a rimbalzo controllato da Pignatti per Panzini, Siena può ripartire, 5.56 sul cronometro. Sul cubo dei cambi è pronto il totem Chiacic, si va da Paci in attacco, spalla canestro marcato da Cristelli, ribalta fuori da Ranuzzi che lavora dal palleggio, il tocco di Cristelli che recupera palla, Ranuzzi si butta con generosità ma gli arbitri vedono un fallo, è il terzo fallo per l'esterno ospite. Cambio intanto per Siena, dentro come annunciato Roberto Chiacic, Pavia che recupera palla in difesa, davvero ogni possesso, ogni difesa va sudata fino in fondo, si deve vivere e cercare di convertire ogni recupero, ogni buona giocata difensiva. Benevelli in arco marcato da Ranuzzi, si va in angolo da Savelli per Buscaino, Pavia però ha necessità di trovare varietà nelle situazioni difensive. Cristelli prova a puntare Chiacic, la difesa di ospite collassa, Cristelli sbaglia ma controlla il rimbalzo. Savelli un tiro da tre punti senza ritmo, Cristelli ancora una volta preziosissimo per tenere vivo un extra possesso per Pavia a toccare il rimbalzo. Due giocate di grande qualità di Cristelli, Savelli va fin fondo ad attaccare il ferro, sbaglia, due giocate negative del playmaker ex Gazzada e Pavia non monetizza questi due possessi. Siena può ripartire, ultimi 5 minuti di gioco. Davide Parente lavora dal palleggio, chiama il blocco alto di Pignatti, gioca il pick and roll, la penetrazione, lo scarico in angolo da Panzini che sbaglia tre punti, rimbalzo in attacco ora per Chiasi che chiaramente sotto i tabelloni andrà a fare moltissima legna sfruttando la fisicità oltre alla sua enciclopedica esperienza. La penetrazione di Lorenzo Panzini va fino in fondo, morbido l'appoggio al cristallo, Siena torna avanti di tre lunghezze, 4 minuti da giocare, 5-3 Edime Spavia, 5-6 Messana Siena. Pavia in attacco con Benevelli che trova un tiro da tre punti, non ha costruito molto Pavia, soluzione estemporanea che ha sorriso all'esterno pesarese. Pavia che impatta quota 56, ce la prendiamo volentieri, ci mancherebbe altro. Panzini va ad attaccare ancora Fossati, fino in fondo, questa volta sbaglia l'attacco, vorrebbe un contatto, c'è stato un aiuto di Cristelli, gli arbitri non se ne danno per inteso, Pavia può ripartire, 3.38 per andare ai titoli di coda. Fossati che lavora marcato da Parente, in angolo da Benevelli,
Ghiaccione fa un grande intervento in anticipo a negare la ricezione di Cristelli e Siena può ripartire. Giocata di grande qualità difensiva per Roberto Chiacci. Pignati si prende un tiro dopo il taglio. Buona esecuzione di Pignati che prova a darsi la carica. 3-0-9 da giocare per Pignati, sono 14 i punti messi a referto. Cristelli molto fuori, 3-0-1 da giocare da Savelli. Savelli va dentro da Buscaino, Buscaino che lavora in palleggio, fuori da Cristelli da tre punti. Importante la tripla di Davide Cristelli che fa saltare in piedi il pallavolista. C'è un cambio di vantaggio, Pavia va avanti di 1, 5-9 Edimes, 5-8, 5-8 Siena. Cristelli che prova l'anticipo forte, molto evidente il contatto, fallo fischiato a Cristelli e il terzo fallo. Pavia che comunque non è ancora in bonus, quindi fallo che si poteva spendere. Simone Bianchi si gioca un doppio cambio, dentro Bozzetto, fuori Buscaino e Maurizio Tassone va a rilevare Savelli. C'è un cambio anche per Siena, cambio di manico, fuori Panzini, sarà Parente a portar palla, dentro il bomber Vico. Parente che va a ricevere con 11 secondi da giocare. Pignati si prova ad andare del dentro da Chiacci, Bozzetto che cerca di negare una ricezione nel cuore dell'area. Sulla penetrazione di Davide Parente c'è il lavoro difensivo non corretto di Benevelli, commette fallo. Rimessa in zona d'attacco per Siena, 14 i secondi, Pavia che va in zona 2-3, Vico per Parente, Parente in angolo da Ranuzzi, Parente ancora per Vico che lavora dal palleggio, lo scarico per Chiacic, infrazione di passi sulla flottaggio buono della difesa pavese. Si lamenta Ghiaccione ma è una fischiata che ci sta, minuto di sospensione chiamato da Matteo Meccacci. 2-19 per andare alla chiusura, 58 Edimes, 59 Edimes, scusate, 58 Siena. Jacob Siena che ha sprecato un paio di possessi importanti, ma è chiaro che in questo momento con la tifoseria ospite che sta riservando una serie di complimenti ai due signori in grigio, non soddisfatti i numerosi supporter senesi al seguito delle ultime valutazioni della coppia di arbitri arrivati dal Friuli. Ambiente bello caldo, cornice di pubblico per la prima volta importante, come abbiamo sottolineato in avvio, e che una piazza come Pavia sicuramente merita. Si fanno sentire i tifosi toscani, ovviamente, che vogliono portare a casa questo blitz importante su un parquet difficile come quello pavese. Possesso d'attacco per Pavia con 2 minuti e spicci per andare a chiudere. Vediamo come si schiererà in difesa Siena, c'è una situazione di individuale, quindi il pick and roll tra Fossati e Bozzetto. Fossati va da Tassone, Tassone che lavora dal palleggio, il passo e lo scarico per Bozzetto che sbaglia, Tassone gran lavoro, rimbalzo offensivo, va a realizzare ma c'è il fallo prima del canestro. Tassone si è fatto spazio utilizzando il braccio interno, quindi non valido il canestro e fallo in attacco fischiato a Tassone. È il quinto fallo per Tassone che imbufalito va in campo. Anche in questo caso arbitri ovviamente che si prendono il palcoscenico, nulla di fatto, quindi Siena che può ripartire. L'uscita forte di Cristelli su Vico, troppo forte, l'aiuto difensivo di Cristelli sulla situazione di pick and roll, c'è il fallo fischiato a Cristelli, è il quarto fallo per il lungo pavese e soprattutto con 1.44 da giocare sono 2 tiri liberi per Sebastian Vico. Che sbaglia il primo tiro libero.
3 su 5 per l'esterno toscano in questa partita. 4-6 la sua esibizione lunetta. Parità a quota 59 con 1.41 da giocare. Cristelli riceve da Fossati il consegnato, va da Degrada, il taglio lungo la linea di fondo di Benevelli che non viene servito, Parente che esce forte, va a vuoto l'anticipo, triplo importante di Fossati che sbaglia, a rimbalzo va solo Maglie Verdi, Ranuzzi che controlla, 1.23 da giocare, a Pavia dovrebbe riuscire a trovare soluzioni più logiche, sono molto estemporanee. Ranuzzi fuori, 11 secondi sul cronometro, anche l'attacco senese che in questo momento non è particolarmente in ritmo, si prova ad andare da Chiacic, il flottaggio di difesa pavese, Parente si muove e spara la tripla, sbaglia, c'è il rimbalzo importante controllato da Bozzetto, anche Siena è riuscita ad avere una lettura di particolarmente illuminante, ha costruito poco, è andata a forzare poi una soluzione con Parente, degrada fuori dai blocchi, tripla importantissima che gira sul ferro ed esce, 45 alla sirena, degrada beffato dal ferro, tiro letteralmente sputato dall'anello, Siena che può ripartire con Vico, sul pick and roll esce forte Bozzetto, si va da Ranuzzi che tagliava, era uscito in post alto, c'è il fallo fischiato a Benevelli, quinto fallo anche per Benevelli, Pavia sta ovviamente pagando a caro prezzo la massima aggressività difensiva. C'è il time out chiamato da Pavia con 32 secondi da giocare, ci saranno due tiri liberi per Ranuzzi. Finale thrilling ovviamente, ma finale anche scritto visto che questo era ormai l'inerzia di questo quarto periodo. Due tiri liberi per Ranuzzi, finora 11 punti per lui. Due squadre radunate attorno ai coach per finale assolutamente drammatico. Tifosi di Siena che come al solito hanno un voto altissimo per il calore e la passione con cui seguono una squadra che, ricordiamolo, fino a qualche mese fa disputava Eurolega, dominava in Italia, adesso è qui in DNB, eppure questi ragazzi la seguono con passione assolutamente immutata. Sono cose che davvero sono comunque belle, fanno vedere quanto sia meraviglioso uno sport come la pallacanestro. Lasciamo da parte la poesia, torniamo invece alla prosa perché Ranuzzi è in lunetta con due tiri liberi che pesano davvero molto. 32 secondi per la chiusura. Andiamo a vedere il primo. Mette sul ferro la prima esecuzione. Fossati che chiede casino al pubblico di casa. Arrivano i fischi per disturbare l'esterno senese. Quindi deve stare attenta anche al rimbalzo. Non c'è rimbalzo perché Ranuzzi realizza il suo 12° punto. Siena avanti di 1, 32 per andare a chiudere la partita. Savelli a portar palla, Fossati che andrà a giocare in guardia. Va a prendersi il blocco di Bozzetto. Non riesce a andare a servirlo nel cuore dell'area. La tripla di Cristelli, mattonata. Parente controlla, 14 secondi. Fallo di Savelli che lo trattiene dalla maglia. Incredibile come... incredibile veramente che gli arbitri non sanzionino un fallo. Torniamo alla cronaca, probabilmente è meglio. Savelli si è letteralmente aggrappato alla maglia di Parente per negare la ripartenza. Parente che tiene comunque ancora in vita la partita sbagliando il primo. 3 secondi per andare a chiudere. Parente mette il secondo. Minuto di sospensione chiamato da Simone Bianchi e Pavia, ridendo e scherzando, ha comunque ancora la palla per andare a vincere questa partita. Finale assolutamente drammatico, Pavia che fa una fatica boia a costruire un tiro plausibile, è andata a forzare con Cristelli che ha risolto molte partite nel finale. Ma Siena non ha concretizzato, non ha punito con 2-4
nelle ultime due situazioni in lunetta, quindi ha dato il proprio fattivo contributo a mantenere viva la partita. E quindi a 13 secondi dalla sirena, con i tifosi di Siena che cantano imperterriti, Pavia ha ancora comunque la grossa chance di giocarsi il pallone della vittoria o del supplementare. Adesso andremo a vedere cosa cercherà Pavia, anche se parlare di una soluzione da due, come di andare a cercare un tiro facile, qualcosa che non ci sta. Pavia sta facendo una fatica mondiale a tirare da due, così come a tirare da tre punti, quindi andremo a vedere che tipo di scelta Pavia riuscirà a prendersi o quello che la difesa di Siena concederà all'attacco pavese. Rimessa di Savelli in angolo per Fossati, ancora da Savelli, il taglio ovviamente di De Grada, sul quale sono tutte le attenzioni del mondo. De Grada che lavora al palleggio, la stoppata di Kjačić nel cuore dell'area. Siena che recupera, c'è la stoppata e la giocata di Ghiaccione che probabilmente andrà a mettere in ghiaccio la partita. Vedremo se Vico sarà più freddo rispetto ai compagni di squadra. 4 secondi e 68, due tiri liberi per Vico, la stoppata di Roberto Kjačić che può mettere la parola fine, ma si continua, la parola fine non arriva perché Vico sbaglia il libero, quindi sono ancora due le lunghezze di vantaggio per Siena. 4 e 68, Vico che sbaglia il secondo tiro libero, Bozzetto che non controlla, c'è la rimessa per Pavia ma i centesimi sono 42, quindi Pavia dovrà innalzare la preghiera, altrimenti Siena sbancherà il legno di via Treves. La rimessa di Fossati per Bozzetto, incredibile canestro di Bozzetto, dormita clamorosa della difesa di Siena, la rimessa di Roby Fossati, la ricezione di Bozzetto sullo scadere, 61 pari, si va all'overtime, pazzesco finale di partita, Siena che ha fatto 2 su 6 in lunetta e ha consentito a Pavia questo finale pazzesco assolutamente. Siena che si deve mordere le mani, aveva avuto per 3 volte la chance di mettere in ghiaccio la partita, terrificante il 2 su 6 in lunetta. Nell'ultimo giro di orologio e il totale generale è un clamoroso 61 pari e un conseguenziale overtime. Pavia che davvero con 42 centesimi sul cronometro è riuscita a trovare la rimessa, difesa di Siena che ha dormito, la rimessa di Fossati ha tagliato letteralmente il campo, ricezione di Bozzetto e due punti comodi con cui si chiudono i tempi regolamentari. Andiamo a riepilogare. Allora, per Fossati sono 5, 16 per De Grada, 8 di Buscaino, 9 di Tassone, 10 di Bozzetto, con questi due che hanno consentito di arrivare all'overtime, 7 di Benevelli, 1 di Savelli, 5 di Davide Cristelli, per Siena 10 di Panzini, 10 di Vico, 12 di Ranuzzi, 14 di Pignatti, 5 di Kjačić, 7 di Parente, 3 di Paci. Ondomenghe non ha realizzato. Si riparte quindi, altri 5 minuti di supplementare, emozioni a go-go. Andiamo a vedere come ripartono le squadre. Siena che riparte con Parente playmaker, con Vico, con Ranuzzi, con Pignatti e con Roberto Kjačić. Pavia che riparte in zona 2-3 con Fossati e Savelli come esterni. De Grada numero 3 e con Cristelli e Bozzetto a presidiare l'area pitturata. Kjačić, una soluzione da due punti. Siena che prova con Pignatti a tenere vivo il rimbalzo, non controlla Pignatti, c'è la rimessa per Ledimes. Spettacolo davvero comunque per le 400 anime assiepate sui
sulle poltroncine di via Treves. La ricezione di Degrada, marcato faccia a faccia da Ranuzzi, chiaro che le attenzioni sono tutte per lui. C'è un tiro morbido di Bozzetto, 4 punti in fila di importanza notevole per Davide Bozzetto. Pavia che rimette la testa avanti, 63 Edimes, 61 Messana, difesa ancora con zona fronte pari per la truppa di Simone Bianchi, e Siena che fa fatica a leggerla. Brutto il tentativo di innesco nel pitturato di Ranuzzi, c'è l'intercetto di Bozzetto che ci sta regalando giocate di gran qualità. Pavia che recupera un possesso importante, sarebbe davvero esiziale riuscire a convertirlo. Degrada che attacca, si prende la linea di fondo, se la prende fin troppo, infatti l'esterno di Cura Carpignano va a calpestarla, quindi c'è una palla persa per Pavia. Sono le 18 le palle perse complessive dei padroni di casa. Siena può tornare ad imbastire un possesso. Pavia che resta in zona 2-3, una zona 2-3 attaccata con un tiro nella posizione di post alto, la zona chiaramente il buco classico della zona 2-3. Pignatti converte con un tiro morbido da 2. Siena che impatta, quota 63. Savelli che sfrutta il pick and roll di Bozzetto, Bozzetto che avrebbe posizione profonda e mismatch importante nel cuore del pitturato, marcato da Parente. Degrada non riesce a servirlo perché c'è un tocco della difesa senese, la rimessa per Pavia, ovviamente il cronometro che viene riposizionato sui 14 secondi, 3:15 per andare a chiudere questo overtime, 12 per chi attacca. Degrada che riceve fuori dai blocchi, brutta la soluzione, ancora Degrada che tenta l'arcobaleno, ovviamente per temendo la stoppata dei fisicatissimi lunghi senesi. Due soluzioni molto brutte del bomber pavese che ha racimolato due tabellate. Siena che controlla il rimbalzo e riparte. Parente marcato da Fossati, l'aiuto di Bozzetto, Parente che si spazia, Fossati cade, Parente mette allo scadere dei 24, una tripla pesantissima. Siena che torna avanti, 6-3-6-6 il vantaggio ospite, quindi nuovamente 3 le lunghezze di vantaggio. Bozzetto ancora da fuori, sbaglia il rimbalzo di Parente, però che controlla pallone. Pavia che resta in individuale, il servizio per Pignatti, c'è il aiuto non lecito di Cristelli, è il quinto fallo anche per Davide Cristelli. Rientra sul parquet Damian Buscaino. Panca pavese che chiedeva un'infrazione di passi di Pignatti, andrà in lunetta con due tiri liberi. Siena che questa sera anche dalla lunetta dei liberi non ha avuto una performance particolarmente brillante, 19-28 è il totale fino a questo momento, vedremo se Pignatti riuscirà ad abbellire queste cifre. Pignatti mette il primo per l'esterno di San Giovanni Persiceto, comunque partita di grande sostanza, come al solito sono 18 i punti. In lunetta per lui, percorso netto, 8-8 dalla linea dei 5-20. Siena che allunga la forbice, sono 5 le lunghezze di margine per la truppa di Meccacci, 6-3-6-8, la tripla di Fossati che gira sul ferro ed esce. Paci controlla il rimbalzo, Siena che può ripartire e ha una chance davvero importante di mettere una ipoteca sul match, di mettere le mani sul match, se riuscirà a convertire questo possesso. Vico si butta dentro, lo scarico per Pignatti, liberissimo, sbaglia una soluzione non particolarmente complicata. Fossati controlla il rimbalzo, Pavia può ripartire, Degrada attacca deciso il ferro, Parente non gli concede una conclusione semplice, va a spendersi un fallo, è il secondo fallo per Davide Parente e soprattutto sono due tiri liberi per Stefano Degrada che
dopo un buon inizio sta a davvero viaggiato con brutte cifre nel proseguo della partita. 17esimo punto a bersaglio, va per il 18esimo con percorso netto 5-5 dalla lunetta per Stefano De Grada. Pavia che torna a meno 3, 1-27. Siena che non è riuscita a allungare la forbice. Pavia è sempre lì con le unghie e coi denti, prova a rimanere attaccata. Dico va fino in fondo la difesa di Pavia che con Buscaino va ad aiutare tardivamente. Dico va fino in fondo, va a mettere due punti piuttosto comodi in questo momento. Siena che allunga nuovamente a più 5. 70 per chi difende, 6-5 per chi attacca. Il giratiro di Buscaino beffato dal ferro, Parente che controlla il rimbalzo, Siena che riparte, che ovviamente ora ha tutta l'intenzione di congelare i ritmi. Il cronometro è il miglior alleato degli ospiti. Parente che va sotto da Ranuzzi, mismatch evidente con De Grada, lo va ad attaccare con il giratiro, sbaglia il rimbalzo controllato da Siena. Parente che è costretto a sparare un bombazzo da 8 metri sullo scadere. Pavia che controlla il rimbalzo, Fossati che mette la tripla. 30 secondi da giocare in questo overtime, 6-8 Pavia, 7-0 Siena, 29 i secondi da giocare, cronometro che scorre. Vediamo se Pavia decide di non fermare il cronometro, quindi di lasciare a Siena l'attacco. C'è una discrepanza sul cronometro, c'è un dai e vai di stile mini basket sulla che Paci va a perfezionare. C'è il fallo speso da De Grada. C'è il minuto di sospensione, momento di pausa. Potenziale gioco da tre punti per Siena e giocata partita, chiaramente. 6-8 Edimes, 7-2 Pavia. Ovviamente Pavia ha aggredito. Panchina di casa che si lamenta, panchina di Siena che protesta, tifosi di Siena che festeggiano. Preferiamo quest'ultima immagine. Pavia ci ha provato, De Grada era fermo, gli arbitri hanno visto un fallo, ma francamente siamo alla decima giornata di arbitraggi di qualità eccessa, non ne abbiamo ancora visti, quindi non ci stupiamo ormai più. Vediamo molto protagonismo, vediamo grande severità nel sanzionare proteste. Paci non perfeziona il gioco da tre punti, mancano 13 secondi, 6-8-7-2. Pavia deve trovare un tiro rapido, ci prova Cristelli a tre punti, la mette! 7 secondi, partita che non vuole sapere di andare in archivio. Pavia comunque ha un cuore grande. Cristelli mette la tripla del meno 1. 7-1 Edimes, 7-2 Messana. Minuto di sospensione chiamato dagli ospiti. Partita che davvero non ne vuole sapere di andare in archivio. Ne abbiamo viste di ogni. Arbitri a parte, comunque bello spot per il basket, bello spot anche per la DNB. Abbiamo visto giocatori che in questa categoria c'entrano poco. ...7.44 adesso da bruciare. Partita che attendiamo ovviamente ad esprimersi onde evitare clamorose smentite. Siena ha sicuramente avuto il peccato mortale di non chiudere a più riprese. Pavia è stata peraltro brava ad aggrapparsi a tutto per rimanere in vita. E a 7 secondi del primo overtime è comunque qui ancora pronta a giocarsela.
Siena ha la rimessa in zona d'attacco, chiaramente dopo il minuto di sospensione. Vedremo se sarà una mischia regbistica per negare la ricezione apparente. Pallone che finisce a Ranuzzi. Cristelli che spende il suo quinto fallo. Ranuzzi che andrà in lunetta. Pavia che è costretta ad attingere alla panca, quindi dentro il Baby Fedeli, dentro anche Diamantini. Solo tre titolari in campo per Pavia. Ranuzzi mette il libero del 7-1-7-3 e adesso vediamo se riuscirà a convertire anche questa situazione. Sbaglia il rimbalzo, però ha controllato la Siena e Ranuzzi va a chiudere. 7-1-7-5. Fossati manda l'ultima preghiera all'anello. Rimbalzo sul tiro libero sbagliato in modo probabilmente voluto. Giocatori pavesi furibondi che vanno a stringere polemicamente le mani agli arbitri. Finisce qua, vincono comunque i più forti. Pavia ha il merito di essere rimasta in partita fino all'ultimo. Adesso sarebbe inutile che Pavia comunque andasse a prendersi delle squalifiche, visto che ormai il danno è stato fatto. Finisce così. Edime Spavia, coraggiosa, con tanto cuore, che però si deve arrendere. Siena comunque è squadra che è destinata a dominare questo campionato. Pavia l'ha fatta soffrire fino all'ultimo, l'ha portata ad un rocambolesco overtime, ha comunque dimostrato che c'è e può uscire tra gli applausi dei suoi tifosi. Andiamo a riepilogare. Andiamo a riepilogare quelli che sono i punteggi individuali. Sono 8 di Fossati, sono 18 di De Grada, sono 8 di Buscaino, sono 9 di Tassone, sono 12 di Bozzetto, sono 7 di Benevelli, 1 per Savelli e sono 8 per Davide Cristelli. Per quanto riguarda la Gecom Messana Siena, che ora va a prendersi gli applausi dei propri tifosi, 10 di Panzini, 12 di Vico, 15 di Ranuzzi, 18 di Pignatti, 5 di Roberto Chiaci, 10 di Parente, 5 di Paci. Ondomenghe è entrato senza realizzare. Chiudiamo qui dal Palavizza di Pavia, dove la Messana Siena ha sbancato il parquet dell'Edimes 7-1-7-5 dopo un tempo supplementare. Alla prossima, gli amici del basket, la più cordiale buona serata.